Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz, che vi ricorda come sempre di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto, attivate anche la campanellina, di lasciare un mi piace a questo video per sostenere il video, per sostenere il canale, per sostenere lo zio. E se vi fa piacere, come io vi farò prima un video generale, una lettura generale, qualche consiglio sulle partite di Champions League di questa settimana, vi condividerò alla fine la mia, le scelte che farò io, la schedina, la quartina che giocherò in questa Champions, mi fa molto piacere se voi condividete la vostra con me. Ritorno dei quarti di finale. All'andata mi aveva fregato il Bayern Monaco contro il Paris Saint-Germain, che venivo strafavorito. Diciamo che il ritorno Chelsea-Porto, partiamo con Chelsea-Porto. Il Chelsea parte dalla vittoria in trasferta all'andata, ci starebbe l'uno del Chelsea, perché comunque in Champions non, i risultati non sono mai dare un risultato per scontato, quindi probabilmente il Chelsea non giocherà per il pareggio ma proverà a portare a vincere. Però il Porto, visto contro la Juve, quella squadra che comunque gioca bene, il Chelsea è altra cosa sicuramente, però il Porto gioca bene, potrebbe comunque essere una sorpresa e fare attenzione. L'1 ci può stare anche l'1x under 3,5, under 4,5, o comunque prevedendo che il Porto proverà comunque a fare la partita, perché se vuole andare avanti deve comunque vincere, si potrebbe anche giocare un multigol 2-4 o 2-5. PSG Bayern Monaco, la partita che mi ha fregato all'andata. Mi piace comunque il Bayern Monaco di più rispetto al PSG. Sì, mancherà Lewandowski molto probabilmente. Il PSG sta andando non tanto bene in campionato, però come qualcuno di voi mi ha fatto notare, PSG punterà tutto alla Champions League questa stagione. C'è un Mbappé veramente in formato speciale, formato pallone d'oro. Mi piacerebbe ancora l'uno del Bayern Monaco, però seguendo anche il consiglio di un altro di voi che segue i miei video, andrei su una combo che andrei o sul gol o sull'over. Però uno di voi, Roberto, mi ha suggerito la combo, la gol più over, che non amo tanto giocare, però effettivamente rispetto al gol e all'over pagati quotati 1.35, giocare la combo gol più over, che si ha a 1.50, che supera i 50, è preferibile in questa occasione. Andiamo al mercoledì, Borussia Dortmund City. Anche qua il City ha vinto all'andata con difficoltà, partita ancora aperta. Sicuramente il Borussia Dortmund proverà a fare la partita, proverà a ribaltare il risultato, quindi si potrebbe giocare anche qui il 2 del City, che andrà sicuramente in Germania per vincere, pagato così e così. E l'over pagato a 50 secondo me pure si potrebbe giocare. Una quota che a me piace è l'over 1,5 ospite, cioè che il City segni almeno 2 gol, questa si potrebbe giocare. Andiamo a quella che è la sfida, probabilmente non dico più bella ma più affascinante sicuramente, oltre a quella tra PSG e Bayern Monaco, è quella tra Liverpool e Real Madrid. Sicuramente il Liverpool deve fare un miracolo per passare questo turno, ma già l'ha fatto una volta contro il Barcellona, non è lo stesso Liverpool. L'uno del Liverpool è pagato veramente poco. Il Real Madrid, nonostante non sia più il Real Madrid di una volta, però nelle ultime partite si sta riprendendo, ha vinto il classico contro il Barcellona, si è fatto sotto per quanto riguarda la Liga Spagnola, quindi sarà difficile per il Liverpool ribaltare contro il risultato del Real Madrid. Potrebbe anche vincere, però l'uno del Liverpool a 1,95 è veramente poco. Una cosa che a me piace è il multigol casa del Liverpool 1-3, che potrebbe essere una quota interessante. Qui magari si potrebbe giocare anche il gol. Ma qual è le quattro risultati, la quartina che giocherò io e che ho il piacere di condividere con voi? Eccola qua, è questa qua. Chelsea Porto multigol 2-5, non mi sono fidato di... avrei potuto giocare 1x for Chelsea più multigol 2-5, però non lo so, il Porto non mi ispira tanta fiducia, quindi sono andato su multigol 2-5. PSG Bayern Monaco né 1 né x né 2, ma la combo gol più over. Borussia City, come ho detto,
Io giocherò l'over 1.5 City, che è pagato bene, ragazzi, veramente bene. E Liverpool Real Madrid giocherò il multigol casa 1-3. Sperate che Liverpool faccia almeno un gol e non ne faccia più di 3. La quota del moltiplicatore è di 4,60, ma consideriamo che sono 4 partite, ragazzi. Ricordiamoci sempre che il poco conta, il nulla no. Se è un motto che me l'ha detto sempre uno di voi, sempre Roberto, che ti stima e mi commenta sempre sotto i video, e mi fa molto piacere perché fa un'analisi molto dettagliata di quello che è il suo pensiero. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace a questo video e di lasciare anche un commento dove condividete la vostra giocata con me, il vostro pensiero con me. Ciao ragazzi!